avete scelto? Vabbè, David, mio amico. Mica anch'io possiamo essere eroi anche solo per un giorno. Ah, sì. No, io ho usato la parola travestito, ma non so se sia politicamente corretto adesso, perché ma nel Mary film... per sé, Mary, il personaggio, era un travestito. Era un ragazzo che si travestiva. Che incontrava questo professore coraggioso, che insomma entrava con delle difficoltà in carcere. Era in un carcere minorile, questo professore, che poi è una storia vera, è un libro scritto di Aurelio Grimaldi, tratto dal romanzo Mary per sempre, quindi Aurelio è in realtà il vero professore che... Lo vediamo, una scena del film, e ringraziamo Claudio Bonivento, il produttore. Vediamo. A volte vorrei tornare indietro, a quando ero piccirito. Tante cose non le capivo. Forse era meglio così. Mary. Quando mi mettevo le scarpe coi tacchi, mamma, papà, mio frate, ridevano, ma applaudivano, bravo, bravo, l'attore della casa. Era bello allora. Quasi tutte le notti sogno che una mattina mi sveglio e mi ritrovo vecchio, coi capelli bianchi bianchi, con le rughe, le vene, un semaforo spento. Vedi, forse allora potrei essere come tutti gli altri. Non è che sono una vera donna che posso dire fare dei figli. Neanche un uomo dire domani mi sposo. Io non sogno né carne né pesce. Io sono Mary, Mary per sempre. Che c'è, professore? Ti ho fatto muto, eh? Sì. Chiamami perdono per quello che ti feci. Va bene, Mary. Non ne parliamo più. Questo bacino finale l'ho aggiunto io. Ah sì, non c'era nella sceneggiatura? No. Che quello è... Ma io ho avuto la fortuna di lavorare con Marco Risi, che è stato veramente un genio, perché comunque quando poi leggevo la sceneggiatura ogni giorno, perché poi la sceneggiatura arrivava un po' così, cambiavano in continuazione, io quando leggevo il copione dicevo, ma... Io non farei così, e Marco Risi intelligentemente, tu come faresti? Quindi gli ho dato un po' del mio. Perché quel bacio, quel accennato, il bacio finale, insomma, no, il bacio finale era quando io gli chiedevo scusa, mi è venuto proprio spontaneo quella mattina quando abbiamo girato ed è... E l'hai lasciata fatto lì senza averlo, senza avvisare nessuno, ma insomma, senza neanche pensarci, ecco. E perché ti è venuto spontaneo? Cosa provavi in quel momento? Ma perché devo dire che ero entrata veramente nel personaggio e poi insomma un po'... Cercavo di immaginarmi anche dopo aver fatto una brutta cosa, perché l'avevo denunciato, insomma c'era tutto. Certo. Insomma me la sono vissuta proprio, però talmente giovane che certo. Mi sono cullata sul set. Senti, cosa ti è rimasto di Mary? Bah, nel bene e nel male, perché poi fu un film spartiacque, peraltro era, che anno era? Il 1989. Quando uscì. Esatto, quindi segnò veramente uno spartiacque anche nella considerazione dell'omosessualità, della transessualità. Vabbè, sì, fu qualcuno... un momento molto forte. Ma qualcuno ti... cioè, tu eri diventata riconoscibile, per cui ti riconoscevano per strada e qualcuno troppo. Non l'ha prese benissimo, giusto? No. Mi è sempre andata, devo dire, sì, sono stata più discriminata nell'ambiente lavorativo che dalle persone. Io poi sono, scusa se apro e chiudo questa parentesi velocissimamente, le persone, la gente, il popolo, diciamo, no? Sono molto più preparati, diciamo, tra chi ne parla, perché almeno io parlo per un'esperienza mia personale, io tutta questa discriminazione su me personalmente, sarò stata aiutata dal film, sarò anche, ho un carattere un po' particolare, perché bisogna anche un po' darsi alle persone, bisogna essere anche un po' generosi, bisogna farsi conoscere, io devo dire che in questo sono brava, nel senso, sono così, e quindi... E quindi io sento che la gente, le persone, sono molto più preparate, più aperte di quanto... Diciamo che sia un pregiudizio del pregiudizio. Il pregiudizio del pregiudizio, esatto. Senti, come venisti scelta per quel ruolo? Ah, fu una storia un po'... Perché venivano anche... Io facevo il parrucchiere, diciamo. Mm-hmm. Ero un ragazzo, io parlo di me al passato, il bambino... Ero un bambino, sono stato un bambino felice, ho avuto un'infanzia meravigliosa. Quindi quando facevo il parrucchiere, volevo imparare, volevo fare questo mestiere che mi piace. Non sono poi così brava, perché mi devo far aiutare a conciarmi. Sono un disastro con i capelli.
mi chiedo se volevo fare questo provino. C'era anche Rosaria Caracciolo, che è un agente, uh-huh. Allora faceva l'agente per i bimbi, comunque lo fa ancora, è un agente ancora. E mi diceva, devi riuscire a fare un film. Io, sì, dai, lo voglio fare. Dice, e lei mi fa, guarda che è un travestito. E io mi ricordo che avevo i capelli lunghissimi, che poi li ho tagliati per fare il film. Mi sciolsi i capelli, dico, beh. E poi c'era Massimo Ferrero, produttore, a cui saluto, che veniva a bussarmi al vetro. Te devo fare un film, te devo fare un film. Alla fine ci sono riuscito. Dico, almeno l'appuntamento viecce. Quindi andai a questo appuntamento in cui c'era Marco Risi e Michele Placido, che io non avevo riconosciuto Michele Placido. E Marco Risi che si fingeva l'aiuto regia, dicendo che il regista non c'era, forse per non creare imbarazzo. Ah, vedi, così ti ha messo più a tuo agio. Sì, appena arrivai io avevo una coda alta, insomma un giubbottino anni 90, anni, fine anni 80, quindi si vestiva un po' dark così. E mi disse, ma noi stiamo cercando delle... Non vogliamo delle ragazze, ne ho già viste abbastanza, facciamo, io non sono una ragazza. Ho detto, sì, ti avevano preso per una ragazza? Sì. Ah, vedi? Sì. E quindi dire, è stata sempre un po' la mia un po' la mia forza sin da piccola, che bastava un po' di mascara ed ero pronta. Certo, e quindi alla fine sei diventata perfetta. Senti, sei diventata amica di Paolo Villaggio, lo facciamo vedere. Ah, Paolo, amore. Cosa avete? Signori, innanzitutto, buongiorno. Io sono Paolo Villaggio. Ecco, me l'aspettavo. Il mio nome non vi dice assolutamente nulla. Perché? Perché io sono un esordiente assoluto. Cioè, è la prima volta, vi confesso, che vedo una telecamera addirittura. Perché non rido. Primo, per un difetto congenito al labbro superiore. Secondo, perché non ho assolutamente voglia di ridere. Oh, comincio subito con un annuncio. La nostra puntata di questo pomeriggio durerà 4 ore. Vedo i vostri volti drammatizzati. La partita dura solo un'ora, la partita ci sarà. Oh, qui in sala vedo innanzitutto dei principi di abbiocco, vale a dire colpi di sonno, e vengo fra voi. Che cos'è il colpo di sonno abbiocco da televisione? Semplicissimo. Il telespettatore medio italiano, quando si siede di fronte a un televisore, che fa abitualmente? Capita a me, si addormenta, vale a dire si abbiocca. Che cosa parlavate con Sto Paolo? Sto facendo fatica a non commuovermi, perché Paolo veramente è stato un amico. Anche perché erano i primi anni 90, avevo appena girato Mary per sempre. Sì, Mary per sempre. E quindi si usciva la sera tramite Bartolo del Bar della Pace. Buonanima, un bacio nel vento anche a lui. Mi presentò Paolo. E Paolo, che era molto amica di Federico Pantanella, che è un costruttore romano, un signore, amico suo intimo. E iniziamo a uscire insieme, abbiamo passato delle serate meravigliose. Paolo era veramente una gran bella persona. Grande testa poi soprattutto. Sì. In tutti questi anni, oltre a recitare, cosa hai fatto? Ho fatto del teatro. Poi nel 2000 mi ero un po' stancata di stare a casa, aspettare le telefonate, che qualcuno mi chiamasse per poter lavorare. Quindi chiamai la mia famiglia, che sono sempre lì pronti, anche un po' troppo. E quindi mi sono trasferita a Bologna, ho iniziato a lavorare con mio fratello che aveva una casa editrice, che adesso finalmente fa altro. Hai avuto un po' di vicissitudini di salute, so, però tu hai anche una grande fede, giusto? Beh, devo dire che io ho riacquistato la fede, ma in realtà non l'ho mai persa, perché sono nel mio... Quando ero bambino servivo la messa, mi piaceva andare in chiesa, adoravo le festività di Pasqua perché mi piaceva la Via Crucis, poi quando alla fine... il Gesù defunto in chiesa, riuscivo a commuovermi, insomma era un po' anche per piangere, insomma mi faceva tenerezza Gesù. Si chiama amore anche, no? Beh, sì, e penso che l'ho sentito tutto l'amore che lui prova per me, che prova per me, ma che prova per tutti noi, credo, perché insomma io ho avuto un'esperienza un po'... Cioè? Un po' traumatica, però cioè? Devo dire che sono qui adesso. Traumatica di salute? Di salute, sì. Insomma, mi toccavo dietro i capelli e mi sentivo una ghiandolina. Questo lo voglio dire perché le persone magari dicono, ma sarà una stronzata. No, bisogna controllarsi. Voglio dire con serietà questa cosa. Meglio un controllo in più, certo, che fare giusto. Gli struzzi, non serve a niente. E lo dico io che sono una fifona, non so da dove ho trovato il coraggio. Beh, un'ecografia al collo, però ovviamente te la fanno totale. Io invece volevo che mi guardassero questo infonodino reattivo che avevo qui all'attaccatura dei capelli, che ho ancora. Che però ringrazio. Mi fecero un'ecografia al collo e avevo dei nodulini molto piccoli, dice faremo un ago aspirato. Dall'ago aspirato è venuto dubbio
e ho incontrato questa dottoressa che è un'endocrinologa oncologa dell'ospedale maggiore di Bologna, la Solaroli, la voglio nominare perché la devo ringraziare veramente, e lei mi ha detto, guardi, per mia esperienza personale questa tiroide è da togliere. Okay. Io ho fatto di tutto, sono andata a fare ecografie privatamente, perché non volevo togliermi un organo, perché le analisi erano perfette, ma nonostante questo, una volta tolto, dietro c'era... un tumore. A Bologna si dice il marone, nel senso c'era il mostro che stava lì, che però è bastato toglierla e ho risolto. Quindi bisogna affidarsi ai medici, bisogna farsi dei controlli in più. Ma non è finita qua. Io ho passato luglio, poi era luglio, ho passato agosto, quasi settembre, avevo sempre questo mal di stomaco, mi dicevano, ma sa, è un po' la gastrite, perché poi esistono anche i medici pietosi e un po' approssimativi, ecco, di quelli bisogna scappare via, da quelli che dicono, ma no, non è niente. Vabbè. Durante l'intervento, durante il ricovero di tiroide, io dissi che mi sentivo qualcosa di strano, e siccome sono ipertesa, ma tutta la mia famiglia lo è, quindi facevo ogni anno un ecocardio. Nel 2018 non l'ho fatto causa Covid, avevano rimandato tutto. Certo, come è capitato a tante persone. Quindi ho chiesto se me lo potevano fare e dicevo, no, ma al limite lo fa poi tranquillamente post dimissioni, insomma così. Il 16 settembre ho avuto un infarto. E come te ne sei accorto? Avevo un gran mal di stomaco da un mese. Ho sentito questo dolore che si radiava nel torace. Però qualcuno ti vuole bene lassù. Mi sa proprio di sì. Alessandra. Mi sa proprio di sì. Ho avuto un infarto, sono arrivata in ospedale, mi hanno messo uno stent, per quello bisogna andare in ospedale, non bisogna aver paura dei medici, bisogna andare perché ti salvano la vita in un secondo. Io ridevo, io non ho fatto altro che ridere, devo dirti questa cosa, Serena, è stata la mia grande forza, è stata che un po' sono matta e poi perché sembrava una barzelletta. Alla mattina ho avuto l'infarto, il giorno dopo mi fanno un ecocardio, mi dico, devono portarmi in sala operatoria per sistemare la coronaria di sinistra, loro dicevano la sistemiamo già, dato che già che siamo qua. E poi sono arrivati a testa bassa e mi hanno detto non possiamo portarla in sala operatoria oggi perché lei ha un tumore nel cuore. Pure? Mamma, ho perso l'aereo. Cioè, ti dico, sì, mi hanno detto lei ha un tumore nel cuore. Come un tumore? Io urlando, è un mixomatriale. Mixomatriale. Dice sì, ma non si preoccupi, è benigno. Ah, mi fa piacere. Senti, dico. Ma i tuoi genitori come ti hanno accompagnato da quando eri bambina? Stiamo passando da un'altra parte, io non avevo finito però, perché è ridicola questa cosa, vorrei dirla. Cioè? Mi hanno diagnosticato un tumore che hanno visto con un'ecografia. Durante il pomeriggio mi hanno fatto un TAC e mi hanno scoperto un qualcosa nel polmone, nel lobo frontale destro del polmone, che bisognava togliere, qualsiasi cosa essa sia, poi l'analizzeremo. È un aneurisma cerebrale, così, per non farmi mancare niente. Mm. Quindi in tutto questo mi sono guardata allo specchio e ho detto perché a me? E poi mi sono detta perché non a me? E ho detto, questo è il ruolo più importante della tua vita, quindi devi calarti nel personaggio, la forza, il coraggio, l'entusiasmo. E quindi, eccomi qua. C'è un'attrice tua amica che ti manda un messaggio, Eva Robbins. Amore. Ciao Ale, che piacere. Finalmente, guarda, dopo la bufera, un po' di sereno. Come va? Sono contenta che sei lì e che ti rimetti in moto perché è sempre piacevole per noi essere in gioco. Sai che stando sempre a casa, anche se abbiamo tanti animaletti, abbiamo questa passione in comune, come puoi sentire il mio gatto che mi reclama. E è bello uscire e uscirne, soprattutto. Ti voglio bene e la Bortone è molto carina con noi. Dagli un bacio anche per me. Ti stringo presto e non vedo l'ora di andare a mangiare qualche cosa insieme, come sempre. Ciao cara, a presto. Lei veramente. Ciao Eva. Eva amore, mi è stata vicino. Devo dire, voglio dire, posso un secondo solo. Devo dire che ho avuto tanto, non sapevo di avere tante persone che mi volessero così bene. Ci voleva una malattia? Ci voleva, dovevo toccare il fondo per rendermi conto innanzitutto di quanto sono forte e di quanto sono coraggiosa, anche se poi mi viene da piangere in questo momento perché comunque è stata un'esperienza forte. Però devo ringraziare Dio, i miei angeli, li ho sentiti tutti, quindi affidatevi veramente, avete, non so, io sentivo anche lo spirito del mio cane. Buttavo giù un braccio dal letto dell'ospedale e accarezzavo l'aria, però per me era lui. Ora sì, sarò matta. Qualcuno dice, ho degli amici che mi dicono: no, tu devi ringraziare la scienza. Sì,
Ma secondo me attraverso quei dottori, sai, e quegli infermieri c'erano degli angeli. Sai, Alessandra, abbiamo aperto la puntata con questa, ricordando la festa dei fratelli e delle sorelle, no? E usando questa parola fratellanza, che a noi piace molto, perché poi c'è il concetto cristiano, ma c'è anche, diciamo, il quotidiano che ci spiega che siamo tutti fratelli. Lo siamo, è vero, è così. E quindi mi fa piacere che tu lo rievochi in questo momento, perché poi è l'aiuto di chi c'è e di chi... Io ho amici che sono amici miei da 30-40 anni, se non di più. Che ci consente di vivere proprio e di superare qualunque avversità. Abbiamo bisogno degli altri, assolutamente. Esatto. E io ti ringrazio e ti auguro buon vento, qualunque desiderio tu hai.